character story. Il personaggio che voglio farvi vedere è uno che non mi è mai piaciuto e non mi piacerà mai. Fa parte di quella saga di Ubisoft che negli ultimi anni sta avendo un grande successo, Assassin's Creed. E vi dico una cosa, questi sono i miei gusti. A me mi fa cagare quella saga, non mi è mai piaciuta. Parlando di personaggi nei videogiochi, ce n'è uno che forse i nuovi videogiocatori ricorderanno molto bene. Si tratta di Desmond Miles. Chi è Desmond Miles? È il protagonista dell'omonima serie di Assassin's Creed. E chi è questo tipo? Non è altro che un rappresentante di una importante confraternita, la confraternita degli assassini, che esiste da molti secoli e che fanno soprattutto una grande quantità di colpi e omicidi, insomma. E quando è nato questo personaggio? Possiamo dire che il personaggio, diciamo, nacque proprio ai tempi di quando si tentò di rilasciare lo spin-off di Prince of Persia, che si chiamava all'inizio Prince of Persia Assassins. Una sorta di gioco che sembrava Prince of Persia, ma non aveva per protagonista il principe Dastan. E così, nel 2007, si cambiò rotta chiamandolo semplicemente Assassin's Creed. Qui certo il nostro protagonista è vero che non compare, perché è ambientato un po' indietro nel tempo, cioè è rappresentato da un'altra confraternita, ma viene citato. Poi il personaggio verrà rappresentato anche nel prossimo capitolo, il capitolo numero 2, poi anche addirittura in Brotherhood, in Revelations, Assassin's Creed 3, anche nel 4 Black Flag, ma sono soprattutto qualche momento, e anche addirittura in Creed Unity. Insomma, qua nella serie principale possiamo dire che il personaggio compare sì in alcuni dei giochi, soprattutto l'episodio numero 2, e invece negli altri viene soltanto citato, ma poi vengono anche citati addirittura gli altri della sua confraternita del passato, ovviamente. Poi, anche addirittura in qualche altro gioco che era stato rilasciato, lui non è che viene tanto citato, ma viene più citata la sua confraternita, come Alters Chronicles, Bloodlines, Due Discovery, Lost Legacy, Project Legacy, Three Liberations, Utopia, Pirates e Comet. Insomma, in tutti questi giochi il personaggio viene semplicemente citato. Dedicato al personaggio, hanno rilasciato magari qualcos'altro oltre ai giochi? Beh, sappiamo che sono stati rilasciati tre cortometraggi in computer grafica chiamati Lineage, Ascendance ed Embers. Poi sono stati rilasciati addirittura dei libri che raccontano molte situazioni nascoste che non vengono spiegate nei giochi. E sono ben sette libri, come Rinascimento, Fratellanza, La Crociata Segreta, Revelations, Forsaken e Black Flag, ovviamente. Poi hanno addirittura rilasciato anche addirittura quattro fumetti, ovviamente. E vi garantisco che sono, diciamo, abbastanza belli da leggere. Poi addirittura rilasciarono anche addirittura delle action figure dedicate al personaggio. Insomma, non poca roba. Ma tra l'altro si capisce che Ubisoft ha cercato di dare grande spessore al personaggio di Desmond Miles, che sicuramente può essere un degno erede di Dastan, il principe di Persia. Ma sinceramente avrei preferito che forse facessero giochi un po' meno commerciali, perché ce ne sono alcuni, non ve l'ho voluto dire, che sono, diciamo, carini ma niente di speciale. Ci vediamo al prossimo video, amici. Ciao!
to enter the area they were guarding.